un'intensità, una capacità, un entusiasmo, un insieme di energie che difficilmente si possono trovare in qualsiasi altro prodotto italiano. E forse solo questa è la spiegazione reale di un fenomeno che dura 18 anni. Anche quando qualche giornalista mi chiede cosa ha di particolare Lucca Assassina, in realtà è difficile spiegare come una festa di discoteca duri 18 anni, perché è un fenomeno incredibile. Perché i fenomeni di questo tipo sono molto friabili, molto volubili, passano di moda, è difficile che reggano due generazioni. Probabilmente, anzi sicuramente, certamente, il motivo per cui questo fenomeno e questo prodotto, perché sono tre cose, un prodotto, un fenomeno e un sistema politico, reggono ancora dopo 18 anni e secondo me reggeranno ancora molto, è perché c'è dentro una vitalità diffusa che ha l'apporto di un circolo di presidenti, di segreterie, di direttori artistici, di DJ, di drag, delle persone che ci vengono, cioè un apporto talmente vario e creativo che non sono il prodotto di una persona, tipo il proprietario del Piper ha avuto una fase, ma il proprietario del Piper più di tanto non si può inventare. Invece una situazione del genere, essendo un prodotto collettivo, al di là del fatto che alcune persone per ruolo e caratteristica ci mettono un'impronta più forte, è evidente che riesce a reggere il tempo, a cambiare rimanendo se stessa. Perché un prodotto, perché un fenomeno e perché un sistema politico? Un prodotto perché dovendo reggere 18 anni ha bisogno comunque di cambiare pur rimanendo se stessa e quindi ha bisogno di idee, di cambiamenti coi tempi, con le esigenze del pubblico, nel genere di musica, e in questo molto fanno i direttori artistici, perché producono un prodotto, un qualcosa che in qualche maniera va anche, passatomi la parola, venduto, cioè deve trovare un pubblico che lo apprezzi, che lo compri, che ci si trovi bene, quindi è anche un prodotto. E il circolo negli anni questa cosa l'ha capita lentamente, man mano che i tempi all'esterno cambiavano, man mano anche del fatto che ci fossero tante emulazioni di Lucca Assassina, che ci fosse una sana concorrenza, e forse anche la sana concorrenza, perché la concorrenza in sé è sana, anche quando non è sana, fa sì che tu debba, sia come entità circolo, diciamo produttrice, sia come direttori artistici, sia le persone che ci lavorano, dare il meglio per poter piacere al pubblico. È un fenomeno per i motivi che vi ho detto prima, è un fenomeno perché è stata la festa principe che ha creato una serie di emulazioni in tutta Italia, è un fenomeno perché è l'unica festa dove fondamentalmente c'è il 50% di pubblico etero e il 50% di pubblico gay, che non è soltanto una scelta di selezione all'esterno, che viene comunque fatta con questa logica, ma è una scelta di festa gay dove gli etero si devono trovare bene, ma che vengono ospiti in una festa gay. E quindi è un fenomeno dove c'è una cultura che si propone, ma che si apre, non che rimane chiusa, ghettizzata, come potevano essere le feste, quando iniziò Lucca, di semplicemente locali gay. Ed è un sistema politico perché è nata, qui ci vorrebbe Andrea Pini più che me, cioè il presidente dell'epoca, per essere un sistema di autofinanziamento del circolo. Tutto, o diciamo l'80% di quello che produce il circolo Mario Mieli esce da Lucca Assassina. Il che vuol dire due cose. Prima, ridare al pubblico e agli utenti, cioè a noi stessi, quello che loro ci danno, perché glielo dai i servizi, glielo dai manifestazioni politiche, glielo dai... Thank you.
sede mia. Thank you.